Ciao a tutti ragazzi, qui Andrea di Marchetti Design. Oggi andiamo a vedere tre tool per sviluppatori che devi assolutamente provare perché ti prometto che ti renderanno la tua vita più semplice. Come prima cosa, iscriviti se non sei ancora iscritto alla community perché parliamo di queste cose tutto il giorno, link qui sotto in descrizione. Partiamo subito a bomba con il primo tool. Il primo tool è il CSS Gradient Generator, ovvero uno strumento che ti permette di andare a creare sfumature personalizzate custom per i tuoi siti web. Una volta che tu ti, diciamo, ti vai a creare la tua sfumatura, può essere radiale, lineare, tutte queste opzioni qua, ci sono anche un bel po' di sfumature già pronte all'utilizzo. Puoi andarti a copiare il codice CSS e lo puoi andare a inserire nel tuo sito in maniera super super easy. Ti faccio vedere un esempio di utilizzo di questa tecnica, visto che a me piace sempre farti vedere con mano gli esempi in pratica sul campo di queste tecniche. Vedi questa lieve sfumatura da azzurrino a rosso è stata fatta con questo tool ed è poi stata inserita in questo sito web che ho creato per i ragazzi di Onyx Lab. Ok, quindi vedi la sfumatura poi rimane fissa e ha questo bel, da questo bel senso di profondità. La sfumatura l'ho fatta con CSS Gradient Generator. Secondo tool che voglio farti vedere è CodePen, che per tutti lo conoscono, immagino, però magari non lo conosci, te lo faccio conoscere io. È una raccolta di praticamente progettini HTML, CSS, JavaScript che puoi tenere all'interno del browser. È uno strumento online che ti permette di fare codice dentro il browser e di creare praticamente qualsiasi cosa che si possa creare con HTML, CSS e JavaScript all'interno di un browser. La cosa figa di CodePen è che ci sono un milione di risorse gratuite super fighe. Se io cerco CSS responsive menu, per esempio, adesso ho scritto male, responsive, CSS menu, cerchiamo, ti faccio vedere quanti menu saltano fuori, ce ne sono veramente tantissimi. Ti faccio vedere un po' di potenzialità di CodePen, guarda questo esempio, veramente carino. Questo è tutto HTML, JavaScript e CSS, oppure questo, ok? Tutti questi effetti, tutte queste cose le puoi trovare su CodePen. Questo è il playground di Flexbox. Se vuoi imparare a utilizzare Flexbox, ti puoi guardare il mio video oppure puoi venire qui. Oppure guarda questa animazione qua fatta del testo che viene scritto. Questo è tutto JavaScript, vedi? Oppure questa, guarda che bella questa animazione qua fatta sempre con HTML, e tu puoi prendere il codice e inserirlo nei tuoi siti gratuitamente, quindi assolutamente vatti a vedere CodePen perché è una risorsa infinita di chicche per fare siti web. Guarda questa animazione fatta, questo è solo CSS, ragazzi. Quindi si possono imparare veramente tante cose grazie a CodePen. C'è anche il mio profilo, mi chiamo AF Marchetti. Adesso non sono loggato, ma vatti a vedere, anch'io ho fatto qualche CodePen ed è utile perché poi tu puoi editare logicamente qui. Se io ora, non so, voglio andarmi a cambiare il colore, mettiamo, adesso questo qua è un esempio un po' complesso, però vediamo se riesco a cambiarmi il colore qua. Se io qua metto red, vediamo, invio, dovrebbe cambiarmi il colore. Ok, dovrebbe cambiarmi il colore, eccolo qua. Vedi che ora il grigio è diventato rosso, no? Quindi CodePen assolutamente consigliato. Ultimo tool che ti voglio consigliare è il CSS Flexbox Generator di CSS Portal. Questo è un tool super utile se vogliamo creare strutture, diciamo, con Flexbox un pochino complesse. Per esempio, immaginiamo che io voglia creare il menu che ho usato che ho fatto qua per Onyx, dove abbiamo il logo, il menu e il pulsante qua a destra. Come faccio a crearlo? Devo andare ad avere un certo tipo di codice di Flexbox. Per crearlo in maniera semplice, io qui vado ad aggiungermi altri due elementi, ok? Posso definire quanto margine avere, quindi qua posso dirgli anche 10, ok? E l'item, la larghezza la possiamo fare di, per esempio, 120. Ok, adesso ti faccio vedere giusto un esempio. 120. Poi qui ho tutte le varie proprietà. Per esempio, se voglio che questo elemento abbia una flex grow più grande per occupare tutto lo spazio disponibile, qua gli metto 2 e lui mi va a occupare tutto lo spazio disponibile. Voglio allinearlo al centro,
Vado qua in align items, dovrebbe essere center, vedi? E poi lui sostanzialmente qui sotto mi butta fuori tutto il codice necessario per fare, e anche l'HTML, per fare la struttura che io ho creato. Questo ti permette di fare strutture anche molto molto complesse. Io ora ti ho fatto vedere l'esempio del menu. Bene ragazzi, tutte queste cose le andiamo a vedere molto approfonditamente nel corso Next Web Hero, dove andiamo a imparare i migliori linguaggi di programmazione più richiesti dal mercato. C'è qui sotto il link in descrizione. Fammi sapere cosa ne pensi, fammi sapere altri tool che tu utilizzi tutti i giorni, magari nella tua attività di web designer e sviluppatore. Ci vediamo presto, un saluto, ciao!